Buongiorno, oggi cucinerò la pasta ai cinque buchi, una pasta tipica del periodo di carnevale della tradizione siciliana. Inizio con il soffritto di olio, carota e pancetta, chiudo con il coperchio Magic Cooker e quando il soffritto sarà pronto andrò ad adagiare la cotica precedentemente insaporita con vari aromi, sale, pepe, aglio, quello che più ci piace, poi arrotolata e chiusa con dello spago da cucina, un po' di salsiccia e delle spuntature di maiale. Chiudo a fiamma alta, faccio rosolare il tutto e poi aggiungo il vino, il sale, il pepe, l'alloro e lascio in cottura per un paio di minuti con il coperchio. A questo punto aggiungo la passata di pomodoro e un po' di concentrato. Chiudo nuovamente con il coperchio a fiamma alta per 10 minuti e fiamma bassa per 30 minuti circa. Metto in un piatto da portata la carne e lascio nella pentola il sugo necessario. Aggiungo la pasta ai 5 buchi, l'acqua necessaria e chiudo lasciando cuocere il tempo indicato nella confezione, girando a metà cottura per accertarmi che il liquido sia sufficiente per ultimare la cottura. La pasta di carnevale adesso è pronta, una bella spolverata di formaggio e si va in tavola. Io vi saluto, vi auguro buon pranzo. Se vi è piaciuta la ricetta, lasciate un like. Ciao ciao, alla prossima!